Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ufficialmente su Sword of Convallaria. Perché sì, ragazzi, ho visto che il video del reroll vi è particolarmente piaciuto. Molti di voi addirittura ho saputo che stanno giocando effettivamente a Sword of Convallaria. A me al momento sta piacendo veramente tanto. Mi ci sono dedicato un po' oggi nelle varie modalità di gioco, sto cercando di sbloccare piano piano più cose possibili per iniziare a trattare magari qualche contenuto un po' più particolare, un po' più specifico del gioco. Magari potremmo anche parlare di alcuni personaggi piano piano, potremmo iniziare a parlare anche di alcune modalità di gioco, potremmo iniziare a parlare di tante cose. Anzi, vi invito già da subito, se avete delle idee e vi interesserebbero degli argomenti in particolare, scriveteli sotto nei commenti, perché io leggerò ovviamente i commenti come sempre e cercherò di prendere gli argomenti in base ovviamente a quello che mi viene scritto e successivamente li trasformerò in video, li realizzerò e li trasformerò in video proprio per poterli commentare insieme, o comunque per poterli commentare e poi vedere anche, diciamo, la vostra idea, la vostra opinione in generale. Nel frattempo vi dico anche che ho il mio UID, questo è il mio account ufficiale, che lo potete trovare là sopra in alto a sinistra, quindi se volete aggiungermi agli amici potete tranquillamente farlo, non fatevi problemi. Vi farò anche un account tour successivamente, non appena avrò sistemato un po' i miei personaggi, appena avrò sistemato un po', diciamo, la roba in generale nel mio account, vi farò anche un piccolo account tour, ma ancora è troppo presto. Prima dobbiamo sbloccare ancora un paio di funzioni, dobbiamo sbloccare ancora un paio di robe, quindi avremo modo di poterne parlare. Detto ciò, oggi parliamo di un argomento che non solo è stato molto richiesto, ma credo che sia una delle basi fondamentali per poter iniziare a giocare a questo gioco, ovvero il sistema del Pity o il sistema delle pool. Ovviamente questo gioco è uno strategico, è un tattico, un RPG, chiamatelo ovviamente con le varie categorie inserite insieme. Grafica, ovviamente, come potete notare, pixel art simil HD2D, perché non siamo sull'HD2D ma siamo su una pixel art enhanced, mi verrebbe da dire, quindi una pixel art potenziata rispetto alla pixel art classica, normale. Però è un gacha, ha delle meccaniche gacha, le meccaniche gacha che per l'appunto si riversano sulle pool dei personaggi e delle armi. Infatti, se andiamo nella schermata di summon, quindi nella schermata di diciamo di pullata in generale, ok, per quanto riguarda il gioco, abbiamo la possibilità di poter pullare diversi banner con una valuta unica. Quindi non ci sono valute doppie o comunque non ci sono più valute tra armi e personaggi, ma avremo tutta la stessa valuta, ovvero questa. I Secret Fate, che sono praticamente utilizzati per effettuare le pull. Quindi voi, quando pullerete su un banner, utilizzerete sempre e comunque i Secret Fate. Le gemme, invece, che ottenete, le Hope Luxities, che si ottengono ovviamente dal completamento degli stage, dal completamento degli obiettivi, da qualsiasi cosa fate all'interno del gioco, è la vostra valuta, diciamo, interna, sia per pullare o anche per scambiare oggetti particolari all'interno dello shop. Quindi fate conto che praticamente avete la valuta unica, che sono appunto le Hope Luxities, che però possono essere convertite in Secret Fate per poi successivamente, come potete vedere, pullare sui vari banner. Come vi stavo dicendo prima, esistono sia i banner dei personaggi, in questo caso, e il banner delle armi. Quali sono le differenze di questi banner? Abbiamo il banner di debutto, anche se all'inizio del gioco avrete il banner beginner, che è quello che vi ho fatto vedere nel video del reroll, dove sarà possibile effettuare 30, o per meglio dire 3 multisummon da 10, per ottenere un eroe leggendario garantito, tra tutti quelli presenti all'interno del gioco, quindi otterrete comunque un vostro eroe direttamente da lì. Mentre invece, una volta terminato quel banner, rimarranno soltanto i banner, quelli ufficiali di gioco, che resteranno ovviamente per tutto il tempo, per tutto il periodo di tempo che ovviamente necessita. Il banner di debutto,
che sarà praticamente il featured per chi magari intende come termini speciali, ovvero il personaggio nuovo o comunque il personaggio, diciamo, di debutto del gioco, proprio come dice la parola stessa, e che fondamentalmente rappresenta sempre un personaggio molto valido. Infatti Gloria comunque nelle tier list, nelle classifiche, è classificata molto alta. Successivamente abbiamo i banner Destined in questo caso, dove praticamente abbiamo un dual banner, quindi classico banner dove, come in altri giochi, si possono trovare ben due personaggi rate up. In questo caso, come personaggi rate up leggendario abbiamo Cole e Beryl. Anche questi due personaggi sono molto buoni. Beryl, almeno dalle classifiche che ho potuto vedere, è un ottimo mago, probabilmente uno dei maghi più forti del gioco, che dopo anche un paio di mesi ancora viene utilizzata, e quindi potrebbe essere interessante comunque pullare anche all'interno di questo banner. E poi abbiamo un altro banner Destined, dove abbiamo Samantha e uno dei miei personaggi preferiti, Dantalion. Ragazzi, io personalmente, se vi posso dare un consiglio, vi consiglio di cercare lui nel banner beginner. Cioè, quando fate le vostre 30 pullate per ottenere il personaggio, diciamo, leggendario del banner, io vi consiglio di puntare su di lui. È veramente fortissimo, ragazzi, è incredibile. Cioè, fa danni dalla distanza, fa un sacco di danni anche corpo a corpo, e inoltre ogni qualvolta si elimina un nemico, lui recupera HP e si ricarica un punto skill. Quindi ragazzi, cioè, capite benissimo di che stiamo parlando. È diventato il mio personaggio preferito. Assolutamente lui è diventato il mio personaggio preferito. Quindi dal banner beginner io vi consiglierei di cercare lui. E poi magari se volete pullare, pullate Gloria. Se volete prendere Gloria, prendetela. E poi successivamente abbiamo il banner standard. Banner standard dove praticamente abbiamo la possibilità di prendere qualsiasi personaggio rilasciato all'interno del gioco. Quindi il banner standard non è come in altri giochi, come Wuthering, come Genshin, come Honkai o come altri giochi dove ci sono soltanto alcuni personaggi. Tutti i personaggi, sia nuovi che vecchi, saranno raggruppati sempre e comunque nel banner standard. Quindi pullare qui è comunque un investimento che potrebbe ricompensarvi in un modo o nell'altro, proprio perché magari volete spendere le vostre risorse, volete incrementare il vostro piti, e quindi potete effettivamente spendere qui. E poi infine abbiamo il banner delle armi, perché sì ragazzi, in questo gioco si pulleranno anche le armi. Fate attenzione però, le armi ovviamente, così come abbiamo avuto modo anche di discuterne in chat, in live, non sono così fondamentali, soprattutto all'inizio. Io sono convinto che sicuramente ci sarà la possibilità di ottenere comunque delle armi tramite eventi, tramite ovviamente tramite dungeon, tramite magari modalità di gioco più difficili, quindi avremo comunque modo di poter equipaggiare bene i nostri personaggi. Diciamo che le armi sono soltanto uno sfizio in più che si possono ottenere magari in endgame o comunque a gioco avanzato, dove magari già si possiedono i personaggi, si possiedono già anche diverse costellazioni, e quindi di conseguenza si può puntare magari a renderli un po' più offensivi, un po' più forti anche tramite le armi, ok? Quindi questa, diciamo, è una cosa da sottolineare. Ma passiamo alla parte più importante, ovvero passiamo al PT, passiamo al come si pulla e passiamo alle meccaniche e alle modalità di pull. Per quanto riguarda il banner di debutto, quindi per quanto riguarda il personaggio sinergico in questo caso del banner, ovvero Gloria, se andiamo a leggere i dettagli del banner, che cosa possiamo sapere ovviamente? Possiamo sapere che il rate up per quanto riguarda l'apparizione del personaggio è di Gloria, ovvero abbiamo il 50% di possibilità di ottenere come eroe leggendario Gloria. Quindi ogni qualvolta voi pullerete all'interno del gioco avrete un 2% in generale di trovare un eroe leggendario, e in questo 2%, quando troverete l'eroe leggendario, avete il 50% di possibilità di trovare Gloria e il 50% di possibilità di trovare un altro tra tutti quelli elencati qui a schermo. Poi ovviamente abbiamo i personaggi epici che hanno un 20% di probabilità, quelli rari un 40% e quelli comuni addirittura 38%. Quindi quelli comuni sono meno rari, cioè sono più rari rispetto addirittura ai rari stessi.
Questo perché? Perché ovviamente i personaggi comuni sono molto facili da maxare, sono molto facili da portare su, quelli rari bene o male la stessa cosa, ma quelli rari comunque anche utilizzati a livelli bassi possono dare comunque delle soddisfazioni. Ovviamente se non si possiedono i leggendari o non si può fare un team di full leggendari. Inoltre, se leggete bene, il debut guarantee, letto praticamente qui sopra schermo, ha praticamente 171 summon di differenza. Che cosa vuol dire questo? Questo lo andiamo a vedere tra pochissimo, però ricordatevi appunto che voi in ogni banner di debutto potrete controllare a quanto siete vicini dal piti. Perché all'interno del gioco esistono due tipologie di piti e adesso le andiamo a vedere. Ecco qui, regole base per quanto riguarda ovviamente il drop rate e per quanto riguarda soprattutto anche il piti, il sistema di piti, ovvero il sistema di pietà, per così dire, ovvero dove il gioco capisce che voi volete necessariamente quel personaggio e alla fine ve lo regala dopo tot risorse. Durante l'evento, quindi durante tutto il periodo del banner, abbiamo il 2% di possibilità di ottenere un personaggio leggendario. E di questo 2%, successivamente, abbiamo il rate up del personaggio del 50%, ovviamente inteso come banner, quindi in questo caso come gloria, come vi ho spiegato poco fa. Ogni evocazione contribuisce ad accumulare un overall di summon, quindi un conteggio totale complessivo di summon, presente all'interno dell'evento. Questo overall può arrivare fino a 100, quindi voi immaginate praticamente che state pullando e potete accumulare fino a 100 punti, ok? Quindi ogni summon, sia da 1 che da 10, vi darà un punto, quindi un punto quella da 1 e 10 punti quella da 10, quindi ogni evocazione è un punto, fino ad arrivare a un massimo di 100. Nel momento in cui si riesce ad arrivare a 100, praticamente si avrà garantito un personaggio leggendario randomicamente. Quindi il primo PT, chiamiamolo così, è a 100. Però il PT che voi fate a 100 vi permette di ottenere un eroe leggendario casuale. Però ricordatevi che in questa casualità voi avrete comunque il 50% di ottenere il personaggio del banner. Quindi possiamo dire che comunque sia il PT fondamentalmente è a 100. Quindi a 100 pull abbiamo il PT. L'overall summon viene resettato ogni qualvolta un eroe leggendario viene ottenuto. Quindi noi ovviamente partiamo da 0 e ci avviciniamo a 100. Man mano che ci avviciniamo a 100 ovviamente le probabilità aumentano. Un po' come su Genshin o un po' anche come su Vuva o questi giochi che appunto incrementano la possibilità di trovare gli eroi man mano che ci si avvicina a quello che viene chiamato Hard Pity. L'Hard Pity è appunto il completamento del Pity, quindi quando arriverete a 100 e vi uscirà l'eroe leggendario avrete ottenuto un Hard Pity, mentre invece se otterrete il personaggio prima, un po' prima, circa in questo caso essendo 100 in teoria il Soft Pity dovrebbe essere all'incirca sui 70-80 pull, quindi capite bene che abbiamo comunque necessità di dover spendere, l'overall si resetterà. Quindi quando si ottiene il leggendario, il conteggio da 100 fino a 100 si interrompe. Io in questo caso ho il mio overall corrente a 91, perché ho fatto comunque una pull da 10 e una pull da 1, e infatti io comunque gloria l'ho ottenuta, quindi vi spoilero questo. E più summon ovviamente ti permettono di garantire un eroe leggendario, quindi quando io raggiungerò altre 91 summon in teoria a 100 mi permetteranno di ottenere un eroe leggendario. Ma all'interno del gioco c'è anche la meccanica del debut guaranteed rule, quindi la regola del garantito di debutto, quindi avrete la possibilità di avere un garantito del banner. Ma come funziona? Durante tutti i debut event, quindi fate attenzione, quindi solo per quanto riguarda i debut event, quindi personaggi sinergici, abbiamo la possibilità di ottenere un altro overall di summon, che però arriva fino a 180. Nel momento in cui arriveremo a 180, avremo garantito al 100% il leggendario del banner. Ogni evento che comunque si sussegue avrà la possibilità di mantenere il rate up per quanto riguarda ovviamente l'eroe leggendario, quindi sarà sempre 50% la possibilità di ottenere il personaggio in questione. Ma
quando si ottiene ovviamente il personaggio del banner, quindi quando si otterrà ovviamente in questo caso Gloria, il conteggio del summon debut si resetta. Infatti, come potete vedere, per ogni evento corrente, ottenere il personaggio in rate up resetta il debut summon count. In questo momento il mio summon count del debutto è 171, perché ovviamente ho pullato, ho trovato Gloria e quindi di conseguenza poi mi si è praticamente resettato. Quindi mi servirebbero altre 171 summon per garantirmi Gloria, fondamentalmente, quindi il personaggio del banner. Quando viene triggerato ovviamente il garantito di debutto, la summon, praticamente il conteggio delle summon rimarrà, non cambierà. Ok? Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi continuiamo a pullare all'interno del banner, anche se otteniamo il personaggio del banner, non si resetta durante l'evento. Quindi questa è una cosa molto importante. Si resetta soltanto quando praticamente si ottiene il leggendario. Allora, lo sto spiegando un po' male, un secondo. Ok, allora, riprendiamo il discorso. Che cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che durante il debutto, ovviamente, ottenere il personaggio leggendario resetta il counter del debutto. Infatti, se notate, io sono a 171 perché ho ottenuto Gloria praticamente subito e poi tutte le altre vocazioni hanno contribuito a, diciamo, a scalare il mio PT, chiamiamolo così. Infatti sono a 171 e non 170 o quello che è. Perché? Essendo uscita subito Gloria, io ho fatto 180, 179, 178, 177, eccetera, eccetera. Appena sono arrivato, ho fatto 100, 180. Ho trovato subito Gloria, se non sbaglio, dopo due pull, quindi si è resettato e successivamente tutte le altre pull praticamente sono state contate. È un po' come su Genshin, quando ottenete il personaggio all'inizio della pullata e poi tutti i personaggi che ci sono dopo vengono considerati già per il prossimo PT che scatta praticamente dopo. Quest'altra frase che cosa vuol dire? Vuol dire che quando il debutto viene triggerato, quindi quando noi arriviamo a 180 summon, la summon garantita non cambia. Perché? Perché 180 siamo vicino a 200. Quindi se noi faremo 180 pull per ottenere il garantito dell'evento più altre 20, scatterà comunque il PT di 100. Ok? Questa è la cosa importante che bisogna capire. Perché noi abbiamo, se vi ricordate bene, io vi ho detto che ogni 100 pull avete un eroe leggendario garantito però randomico. A 180 si ottiene quello dell'evento, ma 180 più 20 fa 200, quindi diciamo che in teoria sarebbero già due piti di personaggio leggendario, solo che il rate up, cioè il debut guaranteed, non intacca il conteggio totale. Quindi voi a 180 otterrete comunque l'eroe leggendario del banner, ma se non avete ancora ottenuto il leggendario durante ovviamente le pullate, aggiungendone altre 20 otterrete il leggendario. Quindi è molto semplice. Ogni 100, dovete ricordarvi che ogni 100 è il PD, quindi ogni 100 voi avrete un personaggio leggendario randomico, a 180 invece quello del banner. È come se aveste uno sconto. È come se il gioco vi facesse uno sconto di 20 pull per ottenere quello leggendario del banner. Però se non ottenete il leggendario del banner, quindi, cioè, nel senso, se voi ottenete il leggendario del banner tramite la 180esima pull, potrete continuare a pullare per ottenere il leggendario randomico, che a sua volta potrebbe comunque essere quello del banner. Quindi avete una sorta di doppio vantaggio quando superate le 100 pull, ok? Successivamente, altra regola molto importante è che il conteggio delle summon di debutto saranno accumulate con tutti gli eventi di debutto indipendentemente. Però non saranno affette da summon di altro tipo di altri eventi. Il garantito conta, cioè il garantito viene contato e il debutto conta escludendo altri tentativi di summon dalla first summon.
La first summon è quella del beginner, quindi quello del banner quello del banner dei principianti, quello dove 30 pullate si ottiene le leggendario. Quindi quelle saranno delle pull che non verranno contate sul conteggio del garantito. Mentre invece il banner di debutto, il PT, chiamiamolo così, di debutto, ve lo porterete anche negli altri eventi di debutto. Però dovete fare attenzione perché ovviamente le altre summon, quindi gli altri, diciamo, gli altri banner, non garantiscono al PT di debutto, ma garantiscono solo al PT quello complessivo. Ok? Questa è una cosa molto importante che bisogna ricordarsi bene. Poi ottenere ovviamente un personaggio duplicato vi consente di ottenere le memorie per poi potenziarlo e renderlo ancora più forte. Ora, se io vi faccio vedere per esempio la mia storia, per quanto riguarda ovviamente il banner, vedete, abbiamo la tipologia dei summon, in questo caso, che come potete vedere è First Summon, dove il mio leggendario è stato Iggy, purtroppo. E poi, come potete vedere, tutto First Summon, First Summon, First Summon, perché ho fatto appunto le pullate, sono tutte raggruppate praticamente a 10. Queste sono tutte le mie 30 pullate che ho fatto sul banner quello, sì, sul banner quello beginner. E poi invece qua, come potete vedere, Flag of Justice, che è il banner quello di Gloria. E come potete vedere, Gloria è stato il primo pull che mi è uscito. Anzi no, qui ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi i primi 10. All'undicesima mi è uscita Gloria. E poi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E infatti il mio conteggio di piti per il garantito dell'evento è di 171. Perché sono partito da 180, cioè anzi qua stavo scalando. Ho trovato Gloria e quindi si è resettato a 180, poi ho trovato altri 9 personaggi ed è arrivato a 171. Quindi capite che appunto il discorso che vi ho fatto è proprio regge. Ogni volta che voi trovate il garantito del banner, si resetta il conteggio di garantito del banner. Però, come potete notare, per quanto riguarda il PT di qualsiasi personaggio leggendario, sono a 91, perché sono partito a 100, meno 9 sono a 91. Quindi capite bene che il gioco ha delle regole ben precise e, diciamo, ci sta. Infatti in totale ho fatto 50 summon e ho ottenuto 2 eroi leggendari in totale. Quindi per farvi anche un recap di tutto quello che avete fatto. Quindi ricordatevi, 100 è il PT normale, quindi il PT che voi fate di base per ottenere un leggendario a caso, quindi randomico. Però di questi randomici il 50% di probabilità può essere quello del banner, quindi avete comunque una buona chance di trovare il personaggio del banner. Se così non dovesse essere, dopo altre 80 pull, quindi dopo le 100 si arriva a altre 80, avrete il personaggio del banner garantito. E se non avete ottenuto ovviamente un altro leggendario al di fuori di quello dell'evento, avrete ancora delle pull a disposizione per ottenere addirittura un altro leggendario subito dopo. Quindi questa è una cosa molto 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 importante. Ora, per esempio, io potrei anche tentare una pullata qui sul banner per trovare Beryl, magari. In questo caso però, come potete vedere i dettagli, esiste anche il Destined Guarantee, quindi così come c'è il PT per quanto riguarda l'evento di debutto, esiste anche il PT per quanto riguarda il banner del destino, dei destinati. Quindi considerate sempre il fatto che avrete un PT specifico per il banner e un PT generale che invece si accumula tra tutte quante le pullate che fate. In questo caso abbiamo addirittura il 75% di possibilità di ottenere uno dei due leggendari, tra Beryl e Cole. Ovviamente l'overall in generale è del 2% di ottenere il leggendario, ma non appena otteniamo il leggendario abbiamo praticamente il 75% di ottenere uno dei due. Per quanto riguarda le regole, vedete, nello stesso modo abbiamo ancora 91 pull per trovare un leggendario randomico, perché il PT di 100 è condiviso tra tutti i banner, mentre invece il PT del Destined Guaranteed sono ancora 180.
Ora non so se qua c'era scritto da qualche parte, no, credo che non c'è scritto, ma sono ancora a 180 perché non ho mai pullato su questo banner. Quindi ricordatevi che voi avete un PT globale tra tutti i banner condiviso di 100. Quindi ogni 100 pull otterrete un leggendario, a prescindere. Però se volete il leggendario del banner dovrete fare attenzione perché se non lo ottenete subito potrete continuare a pullare fino a 180. A meno che ovviamente non lo otteniate prima, perché su quello poi non c'è problema. Niente, questo è come funziona il PD, questo è come funzionano i banner. So che è un video lungo, so che ho parlato tanto, ma ho cercato di spiegarvelo nel migliore dei modi possibili, proprio per evitare confusione e per evitare problemi. Detto ciò, chiudiamo il video, così, giusto per avere uno spritz in più, per avere uno sprint in più, con una multi su Beryl. Vediamo se sono fortunato e riesco... e riesco ad ottenere qualcosa. Metodo giappino. The Lovers. Justice. Oh, leggendario. È un leggendario. Ok, epico. Beryl. Ecco, ho perso il 75%, incredibile. Nungal, che non so chi sia, ovviamente. Ho perso il 75%, incredibile. Magari me ne esce un altro? No. No. Va bene. È pur sempre un leggendario, ma non era quella che volevo. Non era quella che volevo. Però va bene. Va bene. La prendiamo. È pur sempre un leggendario. Ora, in questo caso, che cosa succede? Succede che praticamente... Vedete, io ho praticamente il Destined Guaranteed che mi è sceso a 170. Quindi non è più a 180, ma è 170 perché ho fatto appunto una multi da 10 e non ho trovato i personaggi rate up. Cioè, io praticamente ho triggerato un 2% per il leggendario e ho perso il 75%. Cioè, proprio sfiga su sfiga. E per quanto riguarda invece il PT totale, vedete, adesso sono ritornato a 96. Perché ovviamente, avendo pullato il leggendario, il counter si è resettato a 100. Poi ho avuto altre 4 summon e quindi sono tornato a 96. Io prima ero a 91, se vi ricordate bene. Ora a 96, perché appunto ho triggerato il leggendario e quindi è successo questo. Niente, penso che sia stato abbastanza chiaro il discorso. Non credo di dovermi ripetere, non credo di dover dire altro fondamentalmente all'interno del gioco, però se ci sono domande, se ci sono dubbi, potete tranquillamente scrivere sotto nei commenti o joinare il canale Discord. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Ciao!